benissimo delle intimidazioni, delle violenze, ma questo non può essere un alibi per vendere favori, siamo d'accordo? Il film di Marco Simon Puccioni, Come il vento, è liberamente ispirato alla vita di Armida Miserere, una delle prime donne a dirigere una prigione in Italia, che ha saputo affermarsi in un ambiente ancora militarizzato e maschilista, quello carcerario, che è diventato il suo microcosmo di vita, al quale si è asservita anima e corpo. Troveremo che ha ucciso Umberto. Sicuramente non è un film sulla mafia come il vento e tantomeno la celebrazione della vita di un'eroina, piuttosto è l'indagine e lo studio di un personaggio, delle pieghe del suo animo dove albergavano contemporaneamente forza e fragilità, che anche nella determinazione di una vita votata alla lotta per una giustizia giusta non ha mai rinunciato, fino alla resa finale, a cercare l'amore e alla speranza di una vita tranquilla. Di più che colpisca un agente, né un altro membro dell'amministrazione. Isolamento! La tragicità, le contraddizioni e l'intensità del personaggio emergono in maniera efficace grazie ad una regia attenta e misurata, priva di enfasi e di retorica, ma soprattutto grazie ad una straordinaria Valeria Golino, che riesce a conferire il giusto equilibrio di fierezza e passione ad Armida e colpisce dritto al cuore.